Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. E il titolo del video: Wikipedia e le porno star. In esordio vi mostro il frontespizio, la copertina di questa mia nuova opera. È un ebook multimediale ed interattivo. Vedete? È intitolato Dal matriarcato al patriarcato. Si trova già sul web 2.0, è già stato messo alla luce, si trova sul web 2.0 e potrà essere acquistato a partire dal 12 ottobre prossimo, 12 ottobre 2013, dal matriarcato al patriarcato. Vedete, cari amici, è il tema, è il leitmotiv che ha accompagnato i miei video a partire dal 2007, circa 4.000 video. Questo è un ebook interattivo e multimediale, vuol dire che c'è, oltre al testo scritto, c'è anche un grande apparato audiovisivo, cari amici, e è stato pubblicato dalla casa editrice Centro Leonardo di Genova, che pubblica ebook per la scuola e per l'università, cari amici, d'accordo? Che cosa c'entra tutto ciò con Wikipedia e le porno star? Perché l'amico Massimiliano Alessandro, il cui nickname è Platon72, mi ha inviato due singolari link che riguardano Wikipedia. Voi sapete che io, Serafino Massoni, sono stato messo su Wikipedia dalla stessa Wikipedia. Wikipedia mi ha preso e mi ha dedicato tre pagine su Wikipedia. Tre pagine non le ho scritte io, le scrissero i collaboratori di Wikipedia. E il fatto è che dopo si è scatenata una guerra feroce contro le tre pagine che Wikipedia mi aveva dedicato, e hanno fatto una specie di consultazione sul web, no? Hanno detto su scrivete a Wikipedia per sapere se Serafino Massoni li ha i requisiti di enciclopedicità per restare su Wikipedia o se deve essere cancellato. Ovviamente tanti ragazzi laureati e disoccupati che lavorano gratis su Wikipedia, tanto per darsi un tono, hanno votato contro di me e quelle tre pagine sono state cancellate. Ora mi arrivano dei link proprio dall'amico Massimiliano e Platon72 e che dicono delle cose poco carine su Wikipedia. Però io vi dico che su Wikipedia voi ci trovate pure la bella Valentina Nappi, pornostar, ci trovate pure Sara Tommasi, la bella pornostar. Io non lo so se quali requisiti di enciclopedicità abbiano Valentina Nappi e Sara Tommasi, e chiedo ai giovani quarantenni laureati e disoccupati se si sono chiesti quali requisiti di enciclopedicità abbiano Valentina Nappi e Sara Tommasi, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, cari amici, questa è la mia ultima creazione, va bene? Eccola qua, cari amici, eccola qua. È già sul web 2.0 e la potete acquistare già a partire dal 12 ottobre. Vedete, cari amici? Questi sono i dati. Sono queste qua le coordinate per poter acquistare l'opera. Vedete quanto è bella, cari amici? Vedete che è bella? E quest'opera
scusatemi il termine, se ne frega di Wikipedia, capito cari amici? E vedete il logo? Questo è il logo del Centro Leonardo di Genova. Il logo è l'Uomo di Vitruvio, la grande opera di Leonardo da Vinci. Va bene, cari amici, io ho terminato questo mio lavoro. Vi ringrazio, ringrazio l'amico Massimiliano Alessandro, alias Platon72. Grazie a tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni.